Voto unanime in Consiglio regionale a Palazzo Moffa contro il taglio della Corte d'Appello, una soppressione che farebbe perdere al Molise altre sedi giudiziarie e l'autonomia. Sono ancora molti gli istituti scolastici non perfettamente a norma nelle due province. Dalla capitale sono emerse direttive importanti in tema di sicurezza nazionale. È stata presentata oggi la nuova legge regionale sulla riforma e gestione pubblica del sistema idrico. Il Molise tenta di mettersi in riga con le disposizioni nazionali. Casa Calenda ha reso omaggio all'artista Flavio Bucci con una cerimonia ufficiale in municipio nel pomeriggio assieme a Gigi Proietti nella sede dell'Ateneo a Campobasso. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT, apriamo con la politica. In Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Vincenzo Niro contro la chiusura della Corte di Appello del capoluogo di Regione. Vediamo il servizio. La seduta odierna del Consiglio regionale si è aperta con un minuto di raccoglimento per le vittime della strage terroristica a Bruxelles. I lavori sono poi iniziati con la mozione presentata dal consigliere Vincenzo Niro sulla soppressione della Corte d'Appello di Campobasso e la sua approvazione all'unanimità. In particolare ha sottolineato come questa chiusura non creerebbe solo danni irreparabili all'istituto, ma anche a quanto vi gravita attorno. Salterebbe la Procura Generale, il Tribunale dei Minori e il Tribunale di Sorveglianza. Anche la Corte dei Conti non avrebbe più motivo di sopravvivenza assieme all'Avvocatura dello Stato. A rischio sono anche gli uffici definiti paragiudiziali, quali Questura, Prefettura e Comandi Regionali delle Forze dell'Ordine. Un danno sostanziale alla Regione che perderebbe autonomia di gestione e minerebbe la sua vita futura. Il Consiglio regionale ha deciso, d'ora in avanti, di impugnare tutte le direttive del Governo nazionale e di far valere i diritti costituzionali in tutte le sedi. In sostanza, Niro ha sottolineato che occorre la mobilitazione di tutte le forze democratiche e un'azione sinergica con il mondo della giustizia al fine di condizionare le scelte del Ministero della Giustizia e del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Un minuto di silenzio per le vittime degli attentati odierni a Bruxelles, anche in apertura dei lavori del Consiglio provinciale di Isernia. È necessario manifestare la massima fermezza nel difendere le libertà fondamentali e i valori di cui il nostro continente è da sempre portatore, ha fatto sapere in aula il presidente dell'ente Lorenzo Coia. Il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, e il consigliere regionale di opposizione, Angela Fusco Perrella, domattina saranno ricevuti in audizione a Roma dal sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, la senatrice Federica Chiavaroli, per la questione relativa al mantenimento della Corte d'Appello di Campobasso. Cambiamo argomento. La sicurezza degli edifici scolastici è argomento sempre attuale. In Molise molte scuole non sono però a norma. Nella riunione di Roma della Protezione Civile Nazionale, alla quale ha partecipato il consigliere regionale Salvatore Ciocca, sono emerse direttive molto importanti. Vediamo quali. In materia di edilizia scolastica, e quindi per la sua sicurezza, occorre che gli studenti e il personale che lavora nell'ambiente scolastico sia informato. Stiamo molto insistendo come Protezione Civile affinché insieme anche all'organigramma scolastico regionale ci sia una prima fase di informazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, a partire dai piccini, diciamo, sino alle scuole superiori, affinché tramite la Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale ci possano essere giornate monotematiche di insegnamento e di apprendimento sul come comportarsi in caso di eventi sismici. A giorni abbiamo una riunione operativa presso la nostra sede insieme ai funzionari scolastici e daremo un calendario in tutta la regione, quindi in tutte e due le province. Di recente si è recato a Roma, ma cosa si è deciso sugli edifici scolastici non a norma? Mi sono recato infatti con
il direttore generale Cardarelli qualche giorno addietro a Roma al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, avendo un incontro con il dottor Curcio, Fabrizio Curcio, che è il nuovo capo della Protezione Civile Nazionale. E abbiamo in una lunga discussione evinto quelle che sono le problematiche a maggior ragione dei nostri plessi scolastici. È inutile che andiamo a buttare via soldi per adeguamenti impossibili o costosi. La cosa è talmente chiara che quando c'è un edificio che non è più nelle condizioni di garantire sicurezza e staticità, quindi sia sismicamente sia normalmente. Torniamo alla cronaca. Carabinieri in azione in tutta la provincia di Isernia al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, in particolare in quei giorni che precederanno la Pasqua. Nel corso dei controlli dei militari all'interno di una pasticceria nelle vicinanze di Venafro sono stati rinvenuti oltre 35 kg di prodotti dolciari industriali tipici etichettati falsamente come di produzione propria e artigianale. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria del Tribunale di Isernia. Continua in Europa la stagione degli attentati dopo Parigi e la volta di Bruxelles ad essere attaccata da kamikaze e bombe nell'aeroporto e anche nella metropolitana. Vediamo. Altro atto di terrorismo in una capitale europea. Questa mattina è stata messa sotto attacco Bruxelles, il luogo centrale dell'Europa, dove alcuni kamikaze si sono fatti saltare all'aeroporto e alcune bombe sono state fatte scoppiare in un paio di stazioni della metropolitana, provocando tante vittime tra morti e feriti. Un'azione che trova la condanna di tutti, tra i quali il presidente della regione Paolo Di Laura Frattura, che riporta anche le notizie, per fortuna confortanti, dei molisani che lavorano nella specifica sede regionale di Bruxelles. Presidente, siamo tutti coinvolti, noi ci svegliamo la mattina, oramai attentati sono quasi diventati all'ordine del giorno, eppure ci viene un'ansia come cittadini. Siamo coinvolti nel momento in cui i cittadini semplici, i cittadini che stanno prendendo un treno, i cittadini che stanno prendendo un aereo, i cittadini che sono andati a prendere un familiare, un amico che non vedono da tempi in aeroporto, rischiano la vita, veramente senza avere nessuna responsabilità. Ritengo che questo sia il dato più drammaticamente esposto di quanto accaduto. Dall'altra parte c'è un mondo invece che con spirito solidale sta cercando di offrire ospitalità a chi scappa da luoghi di guerra e paradossalmente ci ritroviamo a vivere da noi luoghi di guerra, perché ripeto, attentati nei luoghi dove comunque c'è il cittadino che, ripeto, non ha nessuna responsabilità se non quella di dedicarsi alla sua vita quotidiana, sicuramente deve farci riflettere. Senta, notizie dalle strutture presenti molisane lì a Bruxelles? Sì, noi abbiamo, come sapete, la nostra sede istituzionale, tra le altre cose vicino a Molbach, sede di uno degli attentati. Per fortuna Michele Petracca è in sede, sta bene, non ha avuto nessuna conseguenza, se non chiaramente quella di dover rimanere in ufficio, perché queste sono le indicazioni della sicurezza a Bruxelles. Mentre invece Carlo era in treno, è fermo alla stazione, non riesce a muoversi da lì, però ripeto, la fortuna è che nessuno dei due abbia avuto conseguenze. Gli uffici della Commissione altrettanto, ho sentito la Catiuscia Marini che diceva che anche tutti i collaboratori del gruppo, per quel poco che chiaramente oggi può significare questa caratterizzazione di un riferimento, io ritengo che non abbia nazionalità, ripeto, il cittadino qualunque che perde la vita, perde un familiare, rimane ferito in momenti come questo. In corso Garibaldi a Isernia apre la prima sede regionale del partito Noi con Salvini. Sul tema dell'area di crisi complessa il coordinatore del movimento molisano Luigi Mazzuto ha fatto intendere che per rilanciare l'economia locale occorre ripartire dalle aree di Termoli, Boiano, Pettoranello e Macchia di Isernia. Aree che più di tutte hanno subito la crisi dello zuccherificio, sistema avicolo, tessile e l'industria automobilistica. Continua il percorso di riforma e riorganizzazione del sistema idrico in Molise. Nella conferenza stampa specifica l'assessore Pierpaolo Nagni presenta la specifica legge regionale che dopo l'iter istituzionale dovrebbe garantire i vari percorsi del servizio. Vediamo.
Dopo il passaggio che ha stabilito l'istituzione dell'EGAM, l'ente di governo dell'ambito del Molise, arriva il secondo percorso sulla riforma e riorganizzazione del sistema idrico dell'intero territorio regionale. Una proposta di legge, la quale, dopo le normali procedure di rito e i vari passaggi consiliari, potrà portare un gestore unico, un costo unitario e la soluzione complessiva di tutti quei problemi tra perdite di inadeguatezza della rete che ancora intervengono negativamente sulla distribuzione dell'acqua in regione. C'è un obbligo di legge, non solo di carattere europeo ma anche nazionale, sulla questione acqua. Noi abbiamo anche affrettato alcuni procedimenti proprio per non cadere in sanzione ed essere commissariati, come sta capitando a molte altre regioni. Questo per determinare due principi: uno, la certezza dell'uso pubblico dell'acqua, sulla quale si fa molta strumentalità, a mio avviso anche confondendo un po' i cittadini, e diciamo, la garanzia di andare verso un gestore unico che dovrà determinare un costo unico dell'acqua nella regione Molise. Questi sono principi dai quali non si può più sfuggire, rispetto ai quali oggi l'approvazione di una legge sulla riforma, diciamo sul quadro idrico generale, che era la seconda parte dell'approvazione della legge EGAM che avevamo garantito già a tutti, è diciamo, un ennesimo passaggio verso questo indirizzo. Ovviamente è una legge approvata in giunta che deve andare in consiglio, dovrà passare in commissione, pronta ad avere anche quelle correzioni che possono essere utili per il processo complessivo dell'acqua, e quindi lo faremo in questa logica, ma i tempi stringono e rimaniamo sempre su quel confine tra il momento sanzionatorio e non sanzionatorio. Io vorrei che la Regione Molise evitasse il commissariamento che potrebbe avviare processi a mio avviso anche discutibili, mentre la nostra legge già con l'EGAM e oggi con il riordino garantisce quel diciamo, percorso per diciamo, il fattore acqua che sarà diciamo, in un contesto totalmente pubblico. Noi vogliamo conservare l'acqua pubblica, vogliamo che sia gestita da un gestore pubblico e vorremmo che però i cittadini capissero oggi che ci vuole un'educazione civica seria, perché non è possibile più immaginare che all'interno di quadri comunali ci siano perdite oltre il 60%. Giornata di studio a Pietracupa, comune capofila del Parco delle Morge, promossa dall'Ateneo Molisano. Il percorso di collaborazione nato tra l'Università e i giovani professionisti di Moliab ha segnato una tappa importante grazie alla presenza a Pietracupa del rettore Gian Maria Palmieri, il quale ha ufficialmente inaugurato la sede del Polo Tecnico nel piccolo centro. L'attore Flavio Bucci è tornato nel suo paese d'origine a Casa Calenda per ricevere la cittadinanza onoraria. Nelle sue parole i ricordi gioiosi dell'infanzia. Vediamo. Cittadinanza onoraria oggi a Casa Calenda per l'attore Flavio Bucci, accompagnato nel paese nativo da un altro grande maestro del palcoscenico italiano, Gigi Proietti. Io mi ricordo che in tutto un periodo c'è stato anche in Italia in modo particolare, in cui l'ho fatto anche, cioè il teatro, poi c'è quel dibattito, no? Cioè, era un modo appunto di comunicare, cioè, non soltanto così, raccontare una storia attraverso il cinema o la televisione, eccetera, che è un modo appunto di comunicare, cioè, giusto o sbagliato che sia, insomma, ecco, un pensiero, e quindi di coinvolgere anche gli spettatori e avere questo scambio di opinioni, insomma, ma a livello di qualunque cosa, di qualunque problematica, intendiamoci, che intanto ovviamente va da quella, chiamiamola, politica sociologica alla quotidianità, insomma, ecco, essendo poi appunto un mestiere ovviamente pubblico, è ovvio che si confronta con quella realtà, insomma, a cui può dare delle cose, da cui ovviamente può apprenderne tante altre, insomma, è un interscambio. Unanime il consenso dell'intero paese e del Consiglio Comunale per uno dei figli migliori che ha espresso nell'arte Casa Calenda. Abbiamo coronato un sogno, un maestro importante nello scenario nazionale e internazionale per quanto riguarda la cultura,
accompagnato da un altro grande maestro quale Gigi Proietti. È il coronamento di un'azione avviata un po' di tempo fa con Molise Cinema, con la retrospettiva. Abbiamo lavorato bene e c'è stata una grande riconoscenza da parte del popolo casacalentese a Flavio Bucci. E la scelta è stata voluta prima in commissione e poi in consiglio comunale. C'è stata l'unanimità dei consensi, anche perché da questo punto di vista sulla cultura non c'è mai politica o colorazioni, c'è soltanto il riconoscimento del giusto che serve per andare avanti nel mondo della cultura. Aula magna dell'Università gremita per ascoltare Gigi Proietti e Flavio Bucci. I due maestri del cinema e del teatro hanno calamitato l'attenzione con l'analisi e i racconti della propria vita artistica. Dalla gavetta al successo, una vita costellata di sacrifici ma anche di tante soddisfazioni. Alla base però deve esserci la volontà di raggiungere un ideale e mai cullarsi sugli allori. Questo il messaggio agli studenti dei due attori. Una nuova profonda frana interessa la strada provinciale che collega Trivento alla Fondovalle Trigno. Dall'amministrazione provinciale sono state trovate soluzioni però tampone che non risolvono il disagio per gli automobilisti. Vediamo. Con l'ingresso della primavera abbiamo lasciato alle spalle l'ultima perturbazione piovosa che si è abbattuta sulla regione. Sono bastati pochi giorni di piogge moderate per riportare a galla la fragilità di molti terreni argillosi, ingrossati dai quantitativi di acqua piovana e sfociati in nuovi dissesti idrogeologici. L'assenza spesso nelle campagne di canali per indirizzare e portare a valle l'acqua e di cunette ai lati delle carreggiate ormai abbandonate dagli enti preposti hanno indebolito le fondamenta del terriccio che sostiene il manto stradale. Le conseguenze sono facili da immaginare. Siamo sulla provinciale che comunica l'abitato di Trivento alla Trignina, arteria molto trafficata per le comunicazioni con il capoluogo di regione, per tutti i paesi del versante molisano e chietino che si affacciano sulla fondovalle. L'asfalto, incrinato da tempo, non ha retto alle infiltrazioni sottostanti di acqua e ha creato una pericolosa voragine di circa 20 metri di lunghezza per una profondità di 10. È crollata parte, è implosa parte della strada. Che cosa ha determinato l'implosione della strada? Lo ha determinato semplicemente la poca pulizia del canale a monte. E come lei può vedere, io sto ripulendo di mia spontanea iniziativa, dopo che sì, è vero, ho interpellato anche la provincia che mi ha detto se lo vuoi fare lo fai di tua iniziativa, vale a dire senza denari in qualche modo. Alla provincia noi abbiamo detto semplicemente una cosa, basta fare piccoli interventi tipo opere di ingegneria naturalistica affinché con i canali perfettamente funzionanti ricostruire il costone con poco denaro senza fare varianti che deturpano anche l'immagine della strada stessa. Quindi se tutto ciò non avviene significa che il nostro paese potrebbe a breve rimanere senza strada, completamente isolato. Nel caso specifico io semplicemente ripulendo un canale, facendo in modo che l'acqua non filtri più nella parte sottostante la strada, e ciò dovrebbe determinare il fermo della frana. La frana in questo momento dovrebbe fermarsi semplicemente perché impediamo all'acqua di alimentarla. Sicuramente bisogna intervenire immediatamente. E secondo il mio modesto parere bisogna intervenire con opere di ingegneria naturalistiche. Ciò significa non appesantire ulteriormente il fronte di frana pensando subito a dei pali di 20, di 25, di 30 metri in calcestruzzo. Con opere di ingegneria naturalistica, quindi con il legno, con ciò che la natura ci dà, noi possiamo ricostruire il costone, semplicemente poi drenando a valle con piccoli scavi di drenaggio affinché permettiamo alle acque di defluire. Ricostruiamo il costone e abbiamo risolto il problema con poche migliaia di euro. La soluzione provvisoria trovata dai tecnici dell'amministrazione provinciale è stata solo quella di segnalare l'estrema pericolosità del tratto sprofondato con alcuni cartelli e un sottile nastro bianco e rosso. La vista è un bene prezioso, proteggila, è la campagna di prevenzione oculistica gratuita odierna a Sant'Agapito e domani mattina anche a Cerro al Volturno. Iniziativa rivolta a tutti i cittadini e promossa dall'Unione Italiana Ciechi della sezione provinciale di Isernia.
Le tasse colpiscono in Italia soprattutto le famiglie meno abbienti e pensionati. I sindacati invitano le amministrazioni locali ad abbassare le imposte per ridare fiato all'economia. Vediamo. Tra il 2013 e il 2015 in Italia le imposte regionali e comunali hanno avuto un aumento di 7 miliardi di euro, quasi il 17% in più. Mediamente nell'ultimo anno le famiglie hanno pagato di tasse locali poco meno di 2.000 euro, con un aumento di 308 euro tra il 2013 e i due anni successivi. A Campobasso, per l'IMU TASI per immobili diversi dalla prima casa, l'esborso medio è stato di 630 euro, a Isernia 753. Per la TASI sulle prime case i contribuenti hanno dovuto pagare 212 euro a Campobasso e 204 nel capoluogo dell'Alto Molise. Il versamento delle addizionali regionali IRPEF nel 2015 è stato di 535 euro in entrambi i capoluoghi, valore questo più alto dell'intera penisola. Le addizionali comunali invece dell'IRPEF hanno eroso i redditi delle famiglie molisane per 192 euro, con un vistoso aumento sull'anno precedente. Per la tariffa rifiuti il costo medio lo scorso anno è stato di 263 euro pro capite a Campobasso e di 100 euro in meno ad Isernia. Per il 2016 sono previsti alcuni benefici dovuti soprattutto all'eliminazione della tassa sulla prima casa, ma il blocco degli aumenti non autorizza i cittadini a stare completamente tranquilli, poiché dallo stesso blocco sono esclusi gli aumenti della Tari e delle tariffe locali, come per gli asili nido e mense scolastiche, e anche perché la Regione Molise, alle prese con il piano di rientro dal debito nella sanità, potrebbe rialzare le aliquote dell'IRPEF. L'unica soluzione possibile, conclude la UIL, è quella di ridare fiato ai salari e alle pensioni attraverso un abbassamento delle tasse. Nell'ambito della rassegna concerti di primavera del Conservatorio Perosi, concerto serale nel Palazzo della Gil a Campobasso. Al pianoforte il maestro Angelo Baranello, nel programma musiche di Granados, Albéniz e di Liszt. Bene, adesso come ogni sera la parola la cediamo volentieri alle previsioni del tempo. Vediamo cosa ci dicono. Cielo velato con deboli precipitazioni piovose in arrivo nelle ore pomeridiane. Miglioramenti dalla sera sul Molise. Le temperature sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e la massima di 16 a Termoli. Ventilazione settentrionale, poco mosso il medio adriatico. Domattina sulla regione è previsto un calo dei valori climatici. Cielo prevalentemente nuvoloso. Venti da nord. Siamo alle notizie di sport. Sentenza di assoluzione dal Tribunale Nazionale Antidoping con riferimento all'indagine denominata Olimpia per il 29enne atleta molisano Andrea Lalli. Per il campione europeo di cross non vi è stata elusione dei controlli antidoping. Lalli è stato solo vittima del malfunzionamento del programma di controllo della Federazione di Atletica Leggera. Le autorità sportive hanno reso giustizia ad uno degli atleti più forti che l'Italia abbia, ha commentato così il presidente della FIDAL Molise, vale a dire Matteo Iacovelli. Daniele D'Onofrio della Nuova Atletica Isernia si è classificato decimo assoluto e primo tra gli italiani in gara alla Stramilano. Oltre 6.000 atleti hanno partecipato alla mezza maratona nel capoluogo lombardo. D'Onofrio ha chiuso la sua prestazione con il tempo di 1 ora e 5 minuti. Buona anche la prestazione di un altro molisano, di Giovanni Grano, che ha chiuso la corsa in 1 ora e 9 minuti. In attesa del responso del giudice sportivo della Lega Dilettanti sul ricorso presentato dall'Agnone contro il Monticelli, il tecnico in seconda Antonio Dell'Oglio analizza il pari dei Granata contro i Marchigiani.
Antonio Dell'Oglio, l'Agnone ha spinto molto, soprattutto nella difesa, ha creato diverse opportunità, ha lasciato praticamente le briciole al Monticelli, ma non è riuscito a schiodare lo 0-0. Cos'è mancato? Ma cos'è mancato? Niente, purtroppo ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio. Penso che il portiere avrà fatto 5-6 parate miracolose. Abbiamo cercato tutti i modi di riuscire a portare questo risultato positivo nei nostri confronti. E niente, dai, andiamo avanti. C'è un po' di rammarico, purtroppo abbiamo cercato in tutte le maniere di riuscire a fare questo gol, ma non siamo riusciti. In avanti forse tardiva la mossa di spostare Santoro centravanti? No, è una situazione che il mister mi ha telefonato, mi ha detto di fare in questa situazione, anche perché era un po' stanco Marold, però nulla toglie che Marold ha fatto la sua partita. Sicuramente dalle fasce laterali si chiedeva qualcosa in più ai vari Litterio e Epifano per spingere, soprattutto in primo tempo. Ma sì, c'è anche questa opportunità, però bisogna stare anche attenti che nelle ripartenze Monticelli era molto pericoloso, per cui era anche giusto pensare e fare le cose con oculatezza, per cui è giusto che anche i ragazzi hanno capito il momento giusto di spingere sia Litterio che Epifano, e poi abbiamo cercato in qualche occasione di riuscire a fare qualcosa di importante. Anche nello sport il Molise paga la lunga congiuntura economica e sociale, poche le risorse finanziarie a disposizione delle società di calcio. Intanto continua a crescere il numero degli allenatori in regione. Vediamo questo servizio. Claudio Castalli è nella provincia di Isernia il responsabile dell'associazione degli allenatori. Qual è il termometro in provincia di Isernia della vostra attività? Ma diciamo che abbiamo vissuto momenti migliori, questo è innegabile. Sicuramente il periodo di recensione che viviamo a livello sociale sicuramente influisce non poco anche sulle attività calcistiche locali. Quanti siete, quanti occupati e quanti in attesa di occupazione? Ma a livello regionale siamo oltre 600. Per all'incirca 150-200 panchine, quindi il numero è alto. Purtroppo diciamo che il grave non è questo, il grave è quando su panchine anche blasonate ci sono allenatori, pseudo allenatori che non hanno titolo di esserci. Questa è la cosa da rimarcare. La soddisfazione più bella? Ma soddisfazioni belle ce ne sono state nell'arco di 25 anni che ho conseguito il tendino d'allenatore, ce ne sono state. Adesso sicuramente l'ultima parentesi a Santa Croce, sicuramente l'Hannover tra una delle più belle. La scoperta da un punto di vista calcistico di qualche elemento? Ma più di qualcuno, già oltre 10 anni fa ho allenato il settore giovanile della Fraterna ed era un gruppo di ragazzi fantastici, lì probabilmente c'era più di qualche ragazzo che aveva delle possibilità. Purtroppo noi viviamo in un tessuto sociale e calcistico molto, molto ridotto, e quindi anche quei pochi che avevano qualche possibilità si è frantumata. Nella 20ª giornata del campionato di Serie C femminile di pallavolo, il Termoli cede a Pescara contro l'Antoniana Volley, seconda forza del campionato, e perde per 3-1. Questo il risultato: 25-15, 22-25, 25-15, 25-23, il conto dei set per le abruzzesi. Bene, questa era l'ultima notizia, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.